Oggi si festeggia Sant'Alfonso Rodriguez, l'umile portinaio vissuto tra il 1500 e il 1600, che ha coltivato fin da giovane il grande desiderio di consacrarsi a Dio e diventare sacerdote, finché entrò nella Compagnia di Gesù in Spagna. Ecco, veniva da una famiglia di mercanti di lana e tessitori di stoffe, ed era molto applicato allo studio che seguiva con profitto nel collegio dei Gesuiti. A 23 anni però, in seguito alla morte prematura del padre, Alfonso è stato costretto a ritornare nella sua famiglia per dirigere la piccola impresa familiare ereditata da suo padre. Gli affari non gli andavano molto bene e non interessavano affatto il giovane Alfonso, che nel frattempo si era sposato e aveva avuto due bei bambini. Un'esperienza la sua che gli ha procurato nuove sofferenze, perché pochi anni dopo Alfonso perse drammaticamente anche la sua moglie. Un giorno Alfonso, provato dalle traversie della vita e dalla sofferenza, cedette tutti i suoi beni al fratello e si trasferì a Valencia per entrare nuovamente nella Compagnia di Gesù. I padri gesuiti lo accolsero e qualche anno dopo lo inviarono al collegio di Monte Sion di Palma de Mallorca, dove Alfonso è rimasto per tutto il resto della sua vita. A Palma de Mallorca svolse per oltre 30 anni il compito di portinaio, trovando in questa professione la pace della sua anima e anche la via che lo ha condotto alle alte vette della santità. E come i custodi e gli uscieri vigilano sulle case e sui palazzi della famiglia che vi abitano, così Alfonso Rodriguez vegliava sul collegio, su quanti si affacciavano alla porta dei Gesuiti in cerca di un aiuto, in cerca di un consiglio o anche di una preghiera. Per tutti Alfonso aveva parole di incoraggiamento e di stimolo alla conversione del cuore e all'amore fraterno. Uomo semplice, uomo umile, straordinariamente servizievole, tanto rigido con se stesso quanto caritatevole con gli altri, ha trovato nel suo ufficio quotidiano l'occasione opportuna per esercitare un apostolato continuo, un apostolato efficace. E a rendere più efficace il suo apostolato contribuivano anche i numerosi carismi dei quali il Signore lo aveva dotato. Primo fra tutti quello delle visioni, poi aveva altri carismi come quello della preveggenza e dei miracoli, un po' come Padre Pio. All'umile portinaio Dio aveva anche donato una intensa esperienza mistica che ha contribuito a svolgere con maggiore e migliore profitto il suo apostolato insieme a quello di portinaio, il compito anche di fare il padre spirituale dei novelli gesuiti, dei novizi che si rivolgevano a lui con sempre maggiore frequenza per essere illuminati sulle strade del Signore. Tra i novizi ci fu anche un certo Pietro Claver, il santo apostolo delle Indie, che tanto stimava Alfonso Rodriguez per la sua santità e al quale lo stesso Alfonso aveva profetizzato la sua futura missione. Grande era la sua devozione, la devozione che Alfonso nutriva per la Vergine Santissima, che egli pregava soprattutto con la preghiera del Rosario. Grazie alla intercessione di Maria Santissima, infatti, si sono compiuti eventi straordinari nella sua vita. Ha scritto diversi insegnamenti di carattere ascetico, di carattere mistico, tra i quali ricordiamo le famose memorie redatte per ordine dei suoi superiori e splendida manifestazione della santità e della sapienza interiore del nostro santo, di una creatura straordinariamente plasmata da Dio. Sant'Alfonso è il protettore di Palma de Mallorca ed è anche il patrono dei portieri e degli uscieri. E allora noi, nel giorno in cui facciamo memoria di questo grande santo spagnolo, rivolgiamo a Dio la nostra preghiera.
Sei grande, o Signore, e molto degno di lode. Grande è la tua potenza e infinita la tua sapienza. E ti vuole lodare l'uomo, piccola parte della tua creazione. L'uomo che si porta attorno la sua mortalità, che si porta attorno la testimonianza del suo peccato e la testimonianza che tu resisti ai superbi. Eppure l'uomo, piccola parte della tua creazione, vuole lodarti. Sei tu che susciti in lui la gioia di lodarti, perché tu ci hai fatti per te e il nostro cuore non ha pace fino a quando non riposa in te. Dammi, o Signore, di conoscere e comprendere se si debba prima invocarti o lodarti, prima conoscerti o invocarti. Ma chi potrebbe invocarti senza averti prima conosciuto? Chi non ti conosce può invocare altre divinità. O forse ti si deve invocare per conoscerti. Ma come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come credere in lui se non c'è chi lo annunzi? Eppure loderanno il Signore coloro che lo cercano, perché chi lo cerca lo trova, e chi l'ha trovato non può non celebrarne le lodi. Io ti cerchi, o Signore, invocandoti, e ti invochi credendo in te, perché ormai ci sei stato annunziato. Ti invoca la mia fede, o Signore, quella fede che tu mi hai dato e ispirato per mezzo del tuo Figlio fatto uomo, attraverso il ministero di chi ti ha annunciato. Amen.